Dopo la bella vittoria di Giovanni XXIII, che agguanta il terzo piazzamento in classifica, anche Santo Stefano porta a casa i 3 punti e continua il suo percorso netto in questo avvio di stagione, senza lasciare indietro nessun punto. Vittoria sofferta per Barona, altra big di questo campionato, che viene trascinata al tie-break da San Luigi, complici anche le numerose assenze tra le titolari. Perde in casa Santa Valeria contro Colombara, che sprofonda a meno 4 dalla prima e si vede costretta a condividere il quarto piazzamento con Colombara stessa. Torna a vincere la Scottriante, che si allontana dalla zona bassa della classifica. Vince in 3 set contro San Marco Cologno, brivido nel secondo set conclusosi ai vantaggi, che sembrava dovesse riaprire la partita a favore delle avversarie. Soffre ancora l'infortunio Cesano Boscone, che gioca una buona gara contro Millennium Bug, ma riesce a portare a casa solo 1 set e niente punti. La classifica vede Barona tornare in testa più 1 da Santo Stefano, ma con una partita in più. Il big match della sesta giornata sarà fondamentale. Chiude la classifica 0-9, senza punti e vittorie. Alla fine di ogni giornata si possono inserire sul sito CSI le migliori giocatrici, mentre tutte le sintesi della pallavolo eccellenza femminile e le interviste si possono trovare sul sito CSI nella sezione Web TV e su Facebook alla pagina Campionati CSI Milano.